finiscono sott'acqua con le piogge, la CGIL denuncia situazione inaccettabile, ma presa una decisione subito. Marian, 21enne di Arzergrande, si era arruolata con l'ISIS, la procura di Venezia chiude le indagini, chiesto l'arresto per la ragazza per terrorismo. Messaggi senza autorizzazione a sfondo sessuale in zona stazione, blitz della polizia amministrativa della questura di Padova, locale sequestrato. Cortocircuito provoca un incendio nella fabbrica di vernici in centro a Rubano, capannone a fuoco, paura per le esalazioni, ma non ci sarebbero pericoli. Accesso abusivo al sistema informatico, chiuse le indagini sul caso delle liste e contatti finite da Padova a Verona Fiere, in 5 finiscono nei guai. Est al ballottaggio, trovata l'intesa tra il vice sindaco Stoppa e la civica di Est, città sicura, l'avversaria del centrodestra invece non farà apparentamenti. Dopo il brusco addio a Mister Piloni, il calcio Padova ha trovato un nuovo allenatore in panchina, dalla prossima stagione siederà Oscar Brevi. Buonasera ai telespettatori di Rete Veneta, lo abbiamo sentito dai titoli, in primo piano ancora pediatria perché gli archivi sono andati sott'acqua a causa delle forti piogge degli scorsi giorni, è un'emergenza che è stata più volte evidenziata anche dai sindacati. Guardiamo. L'archivio di pediatria è andato sott'acqua con le piogge delle ultime settimane. La documentazione, in parte digitalizzata, non è andata perduta, ma il fatto evidenzia ancora di più, come se ce ne fosse il bisogno, la necessità di trovare una soluzione per il padiglione giudicato inadeguato per le cure ai piccoli pazienti e per le necessità dei loro genitori. Sul caso sono più volte intervenuti i sindacati. Noi da anni denunciamo una situazione molto critica che va in parallelo con quelle che sono le caratteristiche di un centro hub regionale per i servizi. Il personale, pur dando un'altissima qualità, una risposta di altissima qualità ai servizi nel territorio, all'interno dell'ospedale, perché ricordiamo che l'azienda ospedale di Padova è un centro hub sia per quello che riguarda i servizi nel territorio, ma anche a livello regionale e a livello addirittura nazionale. Dall'altra parte cosa succede? Dall'altra parte abbiamo due bagni per 52 tra pazienti e genitori. Abbiamo una situazione totalmente sismica da sistemare e una gravissima situazione, tra cui adesso l'ultima, quella dell'allagamento dei sotterranei e degli archivi, che richiedono una risposta immediata, in tempi brevissimi, da parte della Regione e da parte dell'azienda ospedaliera. Da mesi la politica da una parte con la guerra sul nuovo ospedale, dall'altra le istituzioni alle prese con le difficoltà economiche dovute ai tagli di spesa, discutono per trovare una risposta alle esigenze dei pazienti. E mentre si discute, la struttura di pediatria, costruita negli anni 50 e inadeguata alle nuove esigenze, perde letteralmente i pezzi. Resta da capire l'amministrazione comunale che cosa intenda fare. Torneremo sul caso di pediatria a partire da lunedì, quando andremo proprio dal sindaco a chiedere che cosa intenda fare sulla questione. Ma continuiamo a parlare di sanità perché il Partito Democratico nutre preoccupazioni sul nuovo ospedale. La data del 2019 non è per niente certa, dice il senatore Santini. Troppi dubbi, molte incertezze. 2019, posa della prima pietra del nuovo ospedale. Nonostante questa data, annunciata nei giorni scorsi dal governatore Luca Zaia, il PD nutre non poche incertezze sul futuro del policlinico che la città attende da decenni. Preoccupato anche il senatore Dem Giorgio Santini. Purtroppo questo tema dell'ospedale continua ad essere una sorta di storia infinita. I cittadini padovani vorrebbero tanto crederci adesso a questa nuova data che aleggia, si parla appunto da parte della regione di poter iniziare i lavori nel 2019, però le nuvole sono ancora molto molto addense sopra questo ospedale. Insomma, noi pensiamo che sia stato un grave errore abbandonare quanto aveva fatto la precedente amministrazione, che aveva sostanzialmente identificato sia il luogo sia la possibilità tecnica di costruirlo, aveva fatto gli accordi con tutti i comuni, sostanzialmente non c'erano più ostacoli all'inizio della procedura per costruire questo ospedale. La data del 2019 è una data veramente ipotetica, non c'è ancora la destinazione urbanistica, non ci sono le risorse, c'è un contenzioso molto pesante con la precedente gestione della finanza di progetto.
c'è una vicenda che riguarda la magistratura su cui io non voglio, entrare, ma che riguarda direttamente questo problema delle aree, e quindi ci sono talmente tante difficoltà che noi chiediamo con forza all'amministrazione comunale, alla regione, di poter diradare rapidamente queste nuvole, di chiedersi davvero se non sia il caso di tornare sull'ipotesi iniziale che era, come dicevo, definita Padova Ovest. E siamo ora alla cronaca. Ricorderete il caso di Meriem, la ragazza di 21 anni, di origine marocchina, residente ad Arzelgrande, che l'estate scorsa si era arruolata con l'ISIS, sebbene la procura antiterrorismo di Venezia ha spiccato un mandato di arresto per la ragazza. Guardate. Il GIP di Venezia, Roberta Marchiori, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della 21enne Meriem Riaili, fuggita di casa ad Arzelgrande nel luglio scorso per arruolarsi nelle file dell'ISIS. La richiesta di arresto arriva a seguito di una complessa indagine fatta dai carabinieri del reparto operazioni speciali di Padova. Nel luglio dello scorso anno Meriem, che frequentava con qualche difficoltà l'istituto tecnico De Nicola, sarebbe stata adescata in internet e avrebbe preso un aereo della Turkish Airlines da Bologna diretto a Istanbul. Poi di lei non vi è stata più alcuna traccia. A febbraio di quest'anno i carabinieri scoprono che è diventata una cyber jihadista, ovvero che era entrata nelle fila di quei giovani fanatici che fanno la guerra agli infedeli da dietro una scrivania. A maggio aveva diffuso sui social network la famigerata killing list con i nomi, i numeri di telefono e gli indirizzi di casa di 10 ufficiali da uccidere. Da lì aveva attirato l'interesse degli investigatori romani, che hanno avviato l'indagine parallela a quella della Procura Antiterrorismo di Venezia. Intanto qui in Veneto le indagini sono state chiuse, il GIP ha chiesto l'arresto. L'unico problema da risolvere ora è capire dove si trovi Meriem. La squadra della Polizia Amministrativa della Questura di Padova ha chiuso qualche giorno fa questo centro massaggi in via Foscolo. Dentro, stando a quanto emerge dagli accertamenti, c'erano due cinesi, donne che gestivano una folta clientela di uomini che pare andassero lì per massaggi non proprio estetici. Anche su internet, infatti, la polizia ha scoperto che nelle inserzioni la responsabile metteva una sigla che lasciava intendere che quel tipo di massaggio sarebbe finito con un happy ending, un finale felice che lascia chiaramente intendere la natura sessuale del rapporto. La polizia è entrata nei locali alle 11 di sera, quando le due donne che c'erano dentro stavano ancora esercitando. Formalmente la licenza è stata sospesa perché le donne vestite in abiti succinti non sono state trovate in flagranza, formalmente però erano sprovviste di autorizzazioni, pertanto nei loro confronti è stata staccata una multa. Come avete visto però i locali risultano chiusi, fuori hanno appesi due numeri di cellulare per i numerosi clienti padovani che frequentavano il centro massaggi. Un incendio ieri sera ha devastato una fabbrica di vernici a Rubano, guardate. L'incendio, innescato probabilmente a causa di un cortocircuito, ha devastato parte del magazzino deposito di vernice a Rubano ieri sera. I danni per centinaia di migliaia di euro riguardano i capannoni del colorificio Loris in pieno centro al paese. Sul posto sono arrivate numerose autobotti dei vigili del fuoco che hanno impiegato ore a spegnere le fiamme e a mettere quel che restava del capannone in sicurezza. I carabinieri hanno sentito alcuni testimoni, tra cui i vicini, primi a dare l'allarme. Stando alle prime notizie, pare che innescare le fiamme sia stato un cortocircuito interno, anche se gli investigatori, prima di aprire un fascicolo di indagine, attendono di valutare la relazione definitiva dei vigili del fuoco. Stamattina il negozio ha riaperto i battenti. Poca voglia di parlare da parte della famiglia Palmerini, che ha comunque rassicurato che non vi sarebbe alcun problema di tossicità dell'aria dovuto all'esplosione delle bombole di vernici. E siamo ora alla guerra tra le fiere, con lo scippo di Expo Bici da parte di Verona. Si sono chiuse le indagini, chiesto rinvio a giudizio per l'ex amministratore relegato di Padova Fiere Paolo Coin, tre collaboratrici e il direttore commerciale di Verona Fiere Diego Valsecchi, accusati di aver sottratto dati informatici e violato le misure di sicurezza per appropriarsi della banca dati dell'ente fieristico padovano per portare la manifestazione in terra veronese. Padova Fiere inoltre ha avviato una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni. Una somma ingente, il conto preteso da Padova è 16 milioni e 200 mila euro. La prima udienza è fissata per l'8 novembre davanti al giudice del Tribunale di Venezia. E ora andiamo a est, perché in vista del ballottaggio di domenica prossima il vice sindaco uscente trova l'intesa con Zaramella.
Questa mattina abbiamo siglato l'accordo di apparentamento con la lista Esti Sicura di Carlo Zaramella. È un accordo sui punti, su alcuni punti programmatici che ci permette di affrontare questa ultima settimana con una forza e una determinazione maggiore. Domani alle 12 scade il tempo per gli apparentamenti, ma Esti, i giochi ormai sono fatti. Carlo Zaramella, che al primo turno ha preso l'8,5% dei voti, ha deciso di appoggiare il vice sindaco uscente Stefano Aguiari Stoppa. L'accordo è arrivato grazie all'intesa sui temi legati alla sicurezza. L'installazione immediata di una videosorveglianza su tutta la città, con una riorganizzazione della Polizia Municipale, una riorganizzazione della macchina amministrativa sotto l'aspetto sia della parte proprio burocratica che anche dell'organizzazione dirigenziale. Il candidato del centro-sinistra e delle civiche d'Este sta presentando tutti i punti che vuole concretizzare in caso di vittoria. Dopo il bonus per i nuovi nati, ha pensato ad un sostegno per le famiglie in difficoltà. Abbiamo inserito un elemento di garanzia per le fasce più deboli sotto l'aspetto della sicurezza. Sicurezza intesa come protezione della propria abitazione. Noi abbiamo una serie di case popolari che meritano di avere degli interventi che vanno a migliorare la sicurezza proprio della struttura, quindi pensiamo di inserire dei videocitofoni, di inserire delle porte blindate, questo per tutelare quella fascia debole, che è debole sia dal punto di vista economico ma anche che sono anziani prevalentemente. Rimaniamo a Est e sentiamo ora l'esponente del centrodestra, Roberta Gallana. Il nostro risultato è stato ottimo, 7 punti percentuali che ci differenziano dal competitor. Trascorreremo un'altra settimana insieme ai cittadini, perché questa è la cosa più importante. La candidata del centrodestra di Est, Roberta Gallana, ha deciso di passare l'ultima settimana di campagna elettorale tra la gente. Mercoledì incontrerà anche i sindaci dei comuni vicini. In testa di 7 punti sull'avversario Aguiari Stoppa, per lei nessun apparentamento in vista. Noi abbiamo una coalizione molto coesa, molto forte, siamo due liste civiche, io mi sono presentata con una lista civica che ha ricevuto un consenso straordinario, sinceramente inaspettato, e poi ci sono i tre partiti Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Noi siamo convinti che gli apparentamenti non servono, nel senso che non facciamo il mercato delle poltrone, non crediamo in questo, vogliamo essere coerenti al nostro elettorato. Gallana critica però la decisione di Carlo Zaramella, tosiano che al primo turno si è fermato all'8,5% di consensi, di apparentarsi con il vice sindaco uscente. Carlo Zaramella ha spaccato la sua lista civica, gli elettori di Carlo Zaramella di Est Sicura non seguono le logiche delle poltrone. Sociale, sicurezza e cambiamento, queste le parole su cui punta la candidata di centrodestra per convincere gli indecisi. Io sono una persona determinata che porterò avanti e trasformerò le nostre intenzioni, il nostro programma in azioni precise, perché siamo persone concrete. E siamo ora allo sport, calcio. A un mese dalla fine del campionato di Lega Pro, chiuso con un ottimo quinto posto, il Padova ha un nuovo allenatore. Dopo la fine burrascosa del rapporto con Beppe Pillon, la società biancoscudata ha rivelato nelle scorse ore il nome del nuovo mister, che è Oscar Brevi, da ieri ufficialmente il nuovo allenatore del Calcio Padova. E ora, come ogni sabato, vi mostriamo dove arriva la vostra solidarietà con le sorprese al Banco Solidale di Mirella Tuzzato. Mirella, cos'è questa bottiglia che hai in mano? Vino, dell'ottimo vino nostro, di Roncadelle, dell'azienda agricola Zago, che ringrazio tantissimo perché oggi distribuiamo anche il vino. Perciò ha portato dell'ottimo Cabernet, che è questo, vedi, e questo invece è un Verduzzo, che adesso voglio far vedere la faccia quando lo diamo a Michele. Michele, guarda cosa ti do oggi. Cosa vuol dire ricevere una bottiglia di vino in questi momenti? È un bel pensiero, anche perché si può condividere assieme ad altre persone, ci facciamo un bicchierino, un brindisi, una felicità. È bello? La ricevi volentieri? Certamente. Michele, lei viene al Banco Alimentare, oltre alla spesa solidale si dedica alla lettura. La lettura aiuta a stimolare il pensiero, aiuta a venire qua a trovare qualcosa che ci danno una mano veramente, perché ho trovato le scarpe, ho trovato delle cose che non c'avevo e non avevo la possibilità di comprare. Sì,
ospita. Lei è qui un po' una responsabile per le persone che prendono, scelgono qualcosa da leggere? Sì, quando hanno bisogno di prendere qualche libro mi chiedono un consiglio, per esempio un libro di storia piuttosto che un libro di geografia oppure un libro di lettura romanzo. Sono tante le persone che prendono libri? Vedo che io sono qui da circa 3-4 mesi, vedo che in 4 mesi la situazione è cambiata, si andava da un rallentamento finché adesso si comincia a vedere un buon risultato. Questo è il Banco Solidale, grazie a queste aziende che iniziano a portarci della roba, e anche oggi abbiamo portato con una bottiglia di vino il sorriso tra la nostra gente. Grazie, ciao! Domani alle 21 al Centro Culturale San Gaetano di Padova si svolgerà un concerto di beneficenza del coro Trepini e del coro Tanai. L'appuntamento è stato organizzato dalla Fondazione Onlus Ter in occasione della Festa della Ricerca. Il ricavato della serata sosterrà la ricerca sulla rigenerazione intestinale per la sindrome dell'intestino corto in età pediatrica. Intanto domani non perdetevi lo speciale Focus con il governatore del Veneto Luca Zaia in onda domenica a partire dalle 16 e poi in replica lunedì sera alle 21.05. Il presidente della regione parlerà di autonomia, migranti, ballottaggi e crisi delle banche. E io vi ricordo il resto della programmazione: questa sera alle 21.05 c'è la Grande Guerra, domani alle 9.10 Santo Rosario a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, alle 14.15 Idea Formazione a seguire la TV dei ragazzi, alle 16 lo speciale Focus con il governatore del Veneto Luca Zaia, alle 17.40 Agricoltura e alle 20.05 Videomotori. Bene, è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, buona domenica e arrivederci.